quando queste povere gambe mettono piede sul suolo di Eretz Israel, della terra di Israele, per me è come stare in un paradiso, vivere un'esperienza paradisiaca, perché quella terra è come direbbe un non detto rabbinico, e quando il piede tocca la terra è come se calchi il suolo di Dio. Resta sempre Eretz Kedushah, la terra santa, la terra di Israele, la terra dei padri, la terra di Gesù, di Maria, di Giuseppe, tutti là, direbbe il salmista, sono nati, là, spiritualmente siamo nati tutti là. Mi hanno dato tanto, mi hanno fatto crescere come uomo, mi hanno fatto crescere come sacerdote e come frate. Fra Ugo Brogno, un frate che arriva dalla Calabria e soprattutto che proprio in queste settimane festeggia 25 anni di sacerdozio. Fra Ugo, benvenuto. Pace e bene, il Signore vi dia pace. E sai che questa trasmissione si chiama Frate Asino in onore di quell'espressione di San Sì, Francesco che tu ben conosci. Ti certo. è capitato di pensare in tutti questi anni, forse anch'io ho chiesto troppo a Frate Asino? Certo, quante volte ho chiesto a Frate Asino, però l'ho fatto volentieri, l'ho fatto con amore. Diceva il grande eremita paolano, il più grande calabrese del 400, dicevo: a chi ama Dio tutto è possibile. Fra Ugo, ma tu quando eri ragazzo nella tua Calabria ti rendevi conto, sapevi che in Italia c'è un'immagine un po' distorta di voi calabresi? Sì. Ma io questo l'ho visto anche in questi ultimi anni, quando vado all'estero e pronuncio il nome calabrese, la prima cosa che mi dicono: mafia, 'ndrangheta. E poi la Calabria è terra di santi, di pazzi e di poeti. Cosa hai scoperto di te che non sapevi in questi anni? Ho scoperto tante cose belle, che il Signore mi ama, che il Signore ha dei progetti su di me, come in ognuno, chiaramente. Però nella mia vita di frate, di sacerdote, ho scoperto la bellezza di Dio, che Dio, la bontà di Dio, l'amore di Dio, questo Dio che non ci lascia soli. Devo dire che grazie a Dio io ho superato tutte le prove della vita, possiamo dire, tutti diciamo, gli ostacoli, grazie a questo amore incondizionato verso una persona che si chiama Gesù, o come a me piace chiamarlo, Yeshua HaMashiach. È un mistero, la vocazione è un mistero. Prima di formarti nel grembo ti conoscevo. Io, fra Ugo e Maria, ci tengo per questo Maria perché per me la Madonna è importante, sono un consacrato a Maria e questo lo voglio rimarcare. E
vivo sempre quell'esperienza forte dello Spirito. Per me lo Spirito mi guida, mi aiuta, mi sostiene, mi illumina anche nelle scelte della vita. E devo dire che grazie a questa unzione spirituale che ho ricevuto 25 anni fa, il 26 febbraio del 1994, rinnovata un mese fa, e vedo che lo Spirito Santo mi aiuta e non mi abbandona. Certo, con i miei limiti di uomo. Questo 25esimo per te è anche un punto fermo per cambiare, per qualcosa che magari desideri, sogni particolarmente nel futuro? Ma io sono nelle mani di Dio e, come dice giustamente il libro della Sapienza, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Siamo nelle mani di Dio. Mamma Natuzza, la prima volta che andai con mia madre, ero un giovanottino, avevo 17-18 anni, disse: signora, vostro figlio frate si fa, lo disse in dialetto calabrese naturalmente, col suo dialetto, e dico sempre: siamo nelle mani di Dio, e Dio ha dei progetti, e io penso che questi progetti che Dio ha sulla mia vita di frate, di sacerdote, il Signore volta per volta me lo rivelerà. Tu ti sei occupato, a proposito di carne e ossa, anche sofferenti, di pastorale sanitaria. 18 anni. 18 Ho lavorato, anni. Lavorato nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, in infettivologia, cioè nelle malattie infettive. Ho incontrato un africano. Aveva preso anche la SIDA, o l'AIDS, come si dice. E purtroppo nessuno si avvicinava se non gli infermieri con tanta accortezza, perché essendo che questo paziente aveva le piaghe, ecco, il lebbroso. In quel momento mi sono rivisto nell'immagine di Francesco che va dal lebbroso. Ha detto: se tutti i cristiani fossero come te. Ma io non ho fatto niente. Voi cristiani avete qualcosa di diverso. Se io mi facessi cristiano non potrei ritornare in Senegal, perché mi ucciderebbero i miei familiari, perché sarebbe un disonore rinnegare l'Islam. Ho detto: fratello mio, resta come sei e vivi da uomo di buona volontà. E ogni volta che mi accostavo anche a casi gravi, ecco, io mi ridimensionavo come uomo, perché questo mi metteva in crisi. Qual è la parola di Dio che di più ti fa sentire felice di aver incontrato il Signore? La pesca miracolosa, quando dice a Pietro: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Questa parola l'ho vissuta molto forte una sera quando ero sul lago di Galilea, ero in Israele, ero a Tabqa dai confratelli minori ed ero lì che ero ospite. Allora una sera mi sono trovato da solo, era all'imbrunire, verso le 4:30 c'era già l'ora solare in Israele, ed ero lì che stavo pregando.
avevo la parola di Dio, avevo la Bibbia, apro, c'era una calma, una cosa bellissima, sembrava di stare in paradiso. A un certo momento il Signore mi dà questa parola: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E piangevo, dicevo: Signore, in questo lago, lo Yam Kinneret, tu hai dato, hai chiamato gli apostoli, i primi apostoli li hai chiamati qui. Signore, rinnova questa chiamata. E lì ho riscoperto anche il mandato del Papa. Il Papa mi ha investito di questo mandato come missionario della misericordia. E proprio lì, ma anche, non solo lì, anche nella predicazione, perché adesso io mi occupo anche di predicazione, di missione al popolo, ho sperimentato la misericordia di Dio. La gente sembra stanca di misericordia, vuole smettere di perdonare. Oggi dire essere misericordioso è dire sei scemo. Bisogna ritornare al Dio misericordioso. Il Salmo del grande Allel ci sciorina continuamente la misericordia di Dio. Grazie Fra Ugo Maria. Grazie Maria Pia, il Signore ti dia pace.